Forza Vecchio, cuore granata! Inaugurato il piazzale Grande Torino, tra polemiche e contestazioni annunciate erano ben oltre 500 i tifosi del Toro presenti alla cerimonia di intitolazione di fronte all'area situata tra la curva Maratona e Piazza d'Armi. E per le istituzioni comunali, rappresentate dal presidente del consiglio Giovanni Maria Ferraris e dall'assessore allo sport Stefano Gallo, è piovuta una marea di fischi. Fate schifo! Avete aumentato la mensa! Coglioni! E le grandi terreno! Siete di merda! Bastardi! Avete aumentato la mensa scolastica! Detenete abbastanza mio figlio! Morde! E a 0,58 terreno! Ma che cazzo volete la guerra civile? La cerimonia si è fatta attendere e alla richiesta di supporter sgranata di parità di trattamento, l'assessore allo sport a tal proposito ha risposto con un impegno concreto. Carte alla mano, l'impegno economico preso dal comune per il Philadelphia, ossia quei 3 milioni e mezzo di euro stanziati e messi a bilancio, non si possono e non saranno toccati. Per l'occasione ha parlato il DG Granata Antonio Comi. Questi calciatori, lo staff di allora agiva, viveva, perché hanno giocato anche qui, hanno giocato qui vicino alla nostra Philadelphia, abbiamo la vista su Superga e soprattutto questo per voi deve essere un DNA importante perché siete proprio qui sotto, sotto la vostra curva. Quindi credo che dobbiamo essere orgogliosi tutti noi del popolo del Toro di avere il ricordo dei nostri idoli, perché sono gli idoli in assoluto della nostra storia, proprio qui tra noi. Io ringrazio tutti e credo che sia un momento di gioia, di festa questa e non di contestazione. La contestazione va fatta in un'altra maniera. Io vi ringrazio tutti, credo che debba essere un giorno bello, positivo. Grazie a tutti. Tra polemiche e contestazioni, il piazzale Grande Torino è finalmente realtà. Sì, 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 sì.